Allora, dovremmo essere in diretta adesso, credo di sì. Controlliamo, sì, siamo in diretta. Buongiorno, a tutte le persone che ci stanno seguendo dalla pagina Facebook In Absentia. Oggi, come saprete, abbiamo un seminario tenuto dal professor Alfieri, che, come molti di voi sapranno, si occupa soprattutto di lingue indoeuropee, uno studioso di indoeuropeistica, si è occupato lungamente di storia della linguistica e di storia delle categorie grammaticali, ora correggimi se dico qualcosa di inesatto, e inoltre si è occupato anche di tipologia, quindi il suo ambito di studio principale è quello della glottologia e in particolar modo della storia antica delle lingue indoeuropee, con queste varie emanazioni. Ha partecipato a vari progetti di ricerca di interesse nazionale sul mutamento linguistico, però la ragione della sua visita di oggi è un po' diversa, perché oggi Luca ci verrà a parlare di un'esperienza, si può dire nuova o comunque inusuale, non così comune per un glottologo come cioè, come noi, per un linguista, per un glottologo come noi, che in genere si occupa di cose, diciamo, un po' polverose, si può dire, comunque lontane dall'interesse dell'attenzione del grande pubblico. Qui ci parlerà, come ho scritto, come avrete visto dalle locandine, la sua attività di, non so se chiamarle glottopoiesi o qualcosa del genere, glottogenesi, che l'ha visto impegnato nella invenzione linguistica e traduzione della lingua del primo re. Quindi io l'ho introdotto, non tolgo più tempo al seminario. Come di consueto, ecco, devo precisare questa cosa, potete intervenire, quindi gli interventi e le domande possono essere poste utilizzando i commenti, quindi commentando il video, e le persone che stanno seguendo il video possono in qualche modo interagire. Ovviamente preferiamo rispondere, cioè preferisce Luca, preferirà rispondere alla fine del seminario. Quindi alla fine del seminario sarà possibile anche porre delle domande, ovviamente, e avere la risposta di Luca. Quindi ma io mi taccio subito e lascio la parola a Luca Alfieri. Allora, Vittorio, io ti ringrazio molto per l'iniziativa che hai avuto nell'organizzare questi seminari, in particolare in questo periodo così un po' complicato, in cui ci sentiamo tutti un po' soli, e poi per avermi invitato. L'argomento di cui, diciamo così, cercherò di parlarvi oggi è, diciamo, un po' particolare, in un certo senso da una parte mi diverte, da un'altra me ne scuso. Cioè, mi diverte perché, insomma, nel far questa cosa, appunto, come diceva Vittorio, ho inventato, creato la lingua che si parla nel film Il Primo Re. Un po' me ne scuso, nel senso che è un argomento così un po' particolare. Diciamo, ecco, oggi non parlerò di scienza, insomma, quello che ho fatto certamente non è scienza e non pretende di esserlo. È, diciamo così, un po' una via di mezzo tra un gioco e ora vediamo cos'altro, insomma. Tutti quanti un po' sappiamo, o certamente è facile immaginarlo, che l'università ha tre anime, no? Sono le tre funzioni, gli tre scopi dell'università. Il primo è quello della formazione, cioè produrre laureati, in sostanza. Il secondo è quello della ricerca, no? La ricerca, che cosa vuol dire? Vuol dire cercare di spostare, no? La linea di confine che separa il noto dall'ignoto un pochino più in là, no? Lavorare per la progressione del sapere, il sapere cose nuove. E poi c'è la terza missione. No, la terza missione non è esattamente ricerca, la terza missione vuol dire sostanzialmente applicare saperi già saputi, no, cose già scoperte, cose già note, per migliorare la qualità della vita di tutti. No, questo, diciamo così, diventa molto chiaro se voi pensate alle scienze dure, no? Nel senso, una cosa è scoprire un nuovo composto chimico. Una cosa è sapere, diciamo, applicare le conoscenze chimiche che noi abbiamo, per esempio per depurare l'acqua, no? Oppure per produrre dei cosmetici che funzionino meglio. Quando una casa farmaceutica deve produrre dei cosmetici che funzionano meglio, va da un chimico e gli chiede di fare degli esperimenti, no? Questa parte qui della funzione dell'università, questa parte qui del lavoro universitario, quella che mediamente, diciamo così, insiste su quello che si chiama conto terzi, è quella che si chiama ricerca, diciamo, sì, ricerca applicata, no? Ricerca industriale.
in un certo senso. Tipicamente è una cosa che si fa negli ambiti tecnologici, ma può avvenire anche nelle scienze umane, no? Quindi in questo caso abbiamo una serie di prodotti culturali. Noi potremmo avere interesse a consultare uno specialista per quanto riguarda la redazione di un libro, la produzione di un film, l'organizzazione di una mostra e quant'altro. In questo caso, diciamo così, oggi vorrei parlarvi di un particolare tipo di prodotto culturale, di un particolare tipo di lavoro culturale che ha a che fare con un film, no? Il film, in questo caso lo conoscete o almeno ne avete sentito parlare, è il Primo Re. Allora, diciamo così, passo al racconto, no? A un certo punto mi chiama un mio vecchio compagno di scuola, Matteo Rovere, che è un regista e un produttore di grande successo, nel senso che forse tutti di voi conoscono Smetto Quando Voglio, che ha prodotto Matteo proprio, insomma, sia nel primo che nel secondo. E mi chiama, mi cerca e mi racconta una sua idea. Lui vuole fare un film sulla Roma antica, in particolare vuole fare un film sulla fondazione di Roma, e ha, diciamo, in testa, già da subito me lo dice, aveva una poetica particolare, cioè lui sentiva disagio per questa immagine vulgata che nel cinema si dà di Roma. Questa immagine vulgata della Roma antica è un'immagine di tipo sostanzialmente imperiale, no? Io direi quasi neoclassica, più che classica in senso esatto. No, il prototipo di questa immagine è Ben-Hur, no? Dal romanzo di Lee Wallace, che poi hanno tratto due film, Muti nel 7 e nel 25. Insomma, quello che tutti conosciamo è il film, quello di Wheeler con Charlton Heston. Poi ne hanno rifatto anche uno da poco, e va bene. Però, insomma, diciamo così, in questa immagine, un'immagine che chiamerei Toga e Colonna, ecco. L'immagine tipica della Roma al cinema è questa immagine così molto classica, un po' neoclassica, ecco, appunto, Toga e Colonna. La stessa che poi ci dà Kubrick in Spartacus. Insomma, queste sono le due grandi icone di questa immagine neoclassica. Quando qui ne trovate, diciamo così, le locandine che uscirono all'epoca, poi dopo potete andare a vedere, diciamo così, in che cosa vuol dire dal punto di vista proprio visuale questa immagine neoclassica, andando a cliccare sui link che sono nei commenti, dove trovate i trailer originali, in cui si vedono appunto, sembra, certe volte i Palazzi Romani sembrano la Casa Bianca, ecco, cioè è fatta un po' al contrario. L'altra immagine molto tipica, no, che c'è della Roma antica al cinema è una Roma che io chiamerei decadente, diciamo tradimenti e languore, per dirla con Verlaine, con questi grandi barbari bianchi che impazzano ai confini dell'impero, no, è questa stanchezza, questa Roma decadente, ecco. È l'idea che un po' aveva Fellini quando faceva il satirico, ma è anche l'idea che c'è dietro al Gladiatore di Ridley Scott, no, sono i due grandi prototipi di questa immagine. Tenete presente che, diciamo, oltre quella poetica decadente, che poi era tipicamente felliniana, nel satirico di Fellini c'era Luca Canali che faceva da consulente, no? Ed era uscito relativamente da poco Carcopino, quel libro sulla vita quotidiana nella Roma antica, che diciamo, era stato molto, molto importante. Ecco, qui trovate di nuovo i trailer. Diciamo, il regista Matteo aveva questa idea qui, insomma, dice, guarda Luca, di solito i film sulla Roma antica sono o imperiali o decadenti. E io invece, mi dice lui, voglio fare una cosa completamente diversa da questo. Voglio staccarmi proprio da lì, voglio creare una nuova poetica, diciamo una Roma dei primordi, voglio una Roma barbarica e primitiva. Dunque, no, proprio per questo dico io, insomma, questo l'ho aggiunto io, diciamo, ancora più originaria. Voleva un tipo di origine molto diverso, no? E questa cosa gli serviva da una parte per recuperare quelli che dal suo punto di vista erano le reali condizioni di vita, della vita materiale, che sono effettivamente testimoniate in molti insediamenti laziali del ferro tardo. E dall'altra io credo volesse ammiccare un po', diciamo, a quell'atmosfera barbarica, primitiva, originaria, primigenia, non so come dire, di alcune serie TV di grande successo, abbastanza recenti, come Vikings o Il Trono di Spade, insomma. C'aveva, diciamo, da una parte appunto, voleva, da una parte questo poteva essere filmicamente innovativo per distaccarsi dall'immagine vulgata che nel cinema si ha di Roma, da un'altra parte poteva inserirsi all'interno di un filone che stava andando dal punto di vista commerciale bene e che poteva avere un suo senso filmico. Quindi dopo che mi racconta questa cosa, insomma, mi dice ok, io voglio una Roma, sai, con quelle pelli di capra, voglio il sangue, voglio il fango, no, non, niente toghe, niente colonne, niente languore, voglio una Roma barbarica e primitiva. E
insomma, ero lì che ascoltavo, qui vabbè, mi è stata l'animazione della, della diapositiva, scusate, cioè, quindi mi lancia una sfida in sostanza, mi dice, senti, ma è possibile tradurre il film in latino? Cioè io lo voglio girare in latino, esattamente come Fulco, William Fulco, ha tradotto in aramaico The Passion of Christ di Mel Gibson. Si può fare questa cosa, cioè me lo puoi tradurre in latino? Dice, però io non voglio proprio il latino ecclesiastico, non voglio il latino classico a cui siamo tutti quanti abituati, poi classico ed ecclesiastico dopo ne riparleremo. Dice, però vorrei una lingua che sì sia latina, che però sia diversa dal latino a cui siamo tutti abituati, no? Tanto quanto la mia idea dei primordi di Roma sono diversi dall'immagine vulgata della Roma imperiale di Ben-Hur. Cioè dice, sì, lo voglio in latino, però non voglio un latino che... non voglio un latino che sia davvero latino, voglio un latino che faccia da cassa di risonanza a quella diversità di poetica che io ho in mente rispetto all'immagine vulgata della Roma antica. E dice, tu me lo puoi fare questo latino originario, questo latino barbarico? E, insomma, io sono stato affascinato da questa idea. Gli ho detto subito di sì, senza sapere bene ancora in che cosa mi stavo andando a infilare, nel senso che da una parte mi sembrava interessante la sua idea dal punto di vista filmico, trovavo che ci avesse un senso anche rispetto all'innovatività del prodotto che voleva costruire. Dall'altra, beh, insomma, da indoeuropeista, no? Come si fa a non essere in qualche modo affascinati dall'operazione, diciamo, dalla ricostruzione di una specie di latino originario, arcaico, insomma, per tutti quelli che come noi sono stati formati in questi laboratori fumosi e pieni di ipotesi dell'indoeuropeistica, insomma, è affascinante, mi divertiva. E quindi gli ho detto di sì. E, dopo avergli detto di sì, abbiamo cominciato a lavorare. Abbiamo cominciato a lavorare e abbiamo proceduto nel seguente modo. Abbiamo selezionato una scena del copione, una scena che poi dopo non è rientrata nella versione definitiva del film. E abbiamo cominciato a lavorare su questa scena, diciamo, facendo quelli che io chiamerei degli esperimenti, no? Sono stati, diciamo, degli esperimenti che hanno previsto tre fasi. Inizialmente io ho tradotto diciamo, questa scena in un latino classico, cioè in un latino standard, diciamo così. Mi sono limitato a restituire la pronuncia scientifica senza inventarmi sostanzialmente nulla. Cioè, il grafema C lo leggevo C, non C, il grafema G lo leggevo G, non G, no? Il grafema A lo leggevo A e non E, come si fa nel latino ecclesiastico. Cioè, credo che la maggior parte di quelli che ci seguono sanno che una cosa è la pronuncia effettiva del latino, diciamo così, nel primo secolo avanti Cristo, primo secolo dopo Cristo, insomma, è quella che si chiama pronuncia scientifica. Altra cosa è la pronuncia che utilizziamo in Italia, che è quella cosiddetta pronuncia ecclesiastica, che è la pronuncia del latino che si è canonizzata in epoca post-medievale con la pronuncia ecclesiastica, insomma. Per farvi degli esempi, diciamo così, un po' più chiari, non so come dire. Sì, leggevo Caesar e non Cesar, leggevo Coelum e non Celum, leggevo Gigno e non Gigno, leggevo Gratia e non Grazia, leggevo Rosae e non Rose, no? Quindi, diciamo così, in questa prima ipotesi, diciamo così, in questo primo tentativo, ho tradotto la scena, insomma, in latino, limitandomi appunto a restituire questa pronuncia scientifica. A me non dispiaceva, l'effetto percettivo che si otteneva, cioè c'era secondo me una sufficiente idea di straniamento, di diversità rispetto al latino a cui siamo comunque abituati noi in Italia. Questo era meno vero per il panorama internazionale, nel senso che nelle scuole tedesche o inglesi tendenzialmente si usa la pronuncia scientifica, cioè loro leggono comunque Caesar e non Cesar, mentre noi a scuola in Italia utilizziamo la pronuncia ecclesiastica, però insomma a me non dispiaceva come risultato. E quindi la portai, diciamo così, dal regista, facevo una piccola riunione con dei suoi collaboratori e io provai a leggere ad alta voce il copione, insomma, questa parte di questa scena. Diciamo che mi arrivò una bocciatura così, senza proprio diretta. No, il regista mi disse chiaramente, dice, no, questa pare la messa dalla nonna, non si può sentire, è una cosa che è terribile. Io, diciamo, rimasi sul momento un po'... stupito, ma non tanto, cioè, voglio dire, non gli piaceva, questo non fa niente, ma la messa della nonna, ma perché il latino scientifico ricordava loro la messa della nonna? Ecco, questa per me era una cosa, diciamo così, un po' strana, no? Perché, anzi, proprio la restituzione della pronuncia scientifica mi era servita per distanziarmi da quella messa, non so come dire.
Però effettivamente, diciamo così, chiacchierando con Matteo, lui mi spiega, in questo probabilmente avrà il polso molto più di me, no? Che per il suo immaginario le differenze di pronuncia tra il latino scientifico e il latino ecclesiastico sono poca cosa. E tutto sommato, per la maggior parte degli spettatori o dei suoi spettatori o la maggior parte del pubblico italiano, latino vuol dire la lingua della messa. Non vuol dire la lingua di Orazio, Catullo e Virgilio, per capirci. In effetti aveva dal punto di vista filmico delle ragioni, no? Nel senso che poi noi facciamo lavori diversi, il regista fa un altro lavoro, no? Io lavoravo per lui in quel momento. No. Nella Tregua, in quel bel film di Rosi, no? Quando Primo, che è interpretato da Jean Turturro, è appena liberato da Auschwitz, no? È ancora moribondo per la fame, è appena uscito da Auschwitz, incontra un prete e gli dice «Pater, ubi est mensa pauperorum». No? E parla con il latino per l'appunto della messa, ma la cosa interessante è che già in quel film, se lo andate a vedere, mi ricordo che mi era rimasto impresso già quando l'avevo visto, ero nei primi anni di università quando è uscito quel film, e me lo ricordo proprio perché nessuna lingua in quella Babele, no? Dei campi di concentramento di Auschwitz in cui si parlavano lingue diverse, Rosi aveva fatto una scelta filmica specifica di non tradurre nessuna lingua. Quindi, diciamo, si sentivano pezzi di ceco, pezzi di tedesco, pezzi di russo, che venivano mischiati e non erano sottotitolati, mentre il latino veniva sottotitolato. Però certamente, diciamo così, ecco, il latino veniva percepito come la lingua per l'appunto della messa, ed è un tipo di dissonanza emotiva fondamentale, perché giustamente Matteo mi dice, guarda, noi vogliamo riportare lo spettatore a una Roma barbarica, primitiva, certo non possiamo tenerlo vicino a quelli che sono i suoi pensieri cristiano-cattolici sulla bontà dell'uomo, perché proprio ci fa da dissonanza cognitiva rispetto al tipo di poetica, al tipo di immagine che noi vogliamo proporre. Quindi noi ci dobbiamo tenere lontanissimi dalla messa, lontanissimi da quell'idea di latino cristiano, perché sennò è proprio percettivamente sbagliato l'effetto che produciamo. Certo, io dissi: vabbè, ok, allora cerchiamo di capire come si può fare, no? Che cosa dobbiamo fare. E elaborai quella che, diciamo così, dal mio punto di vista era la seconda possibilità. Sempre la stessa scena, diciamo così, gli diedi un'anticata. Anzi, ecco, Matteo mi diceva sempre: la lingua va sporcata e anticata. Mi piaceva questa idea, cioè, sporcata, insomma, mi piaceva, mi divertiva questa cosa che per lui, diciamo così, era andare a. Se avesse a che fare con lo sporco, la differenza tra il latino arcaico, cioè tra il latino diciamo normale, il latino standard e il latino che lui voleva, lo voleva più sporco. Insomma, per sporcarlo che cosa si poteva fare? E io mi andai a prendere un po' di forme arcaiche, quelle realmente attestate nelle epigrafi, diciamo, del CIL, e nei frammenti letterari dei poeti arcaici, no? Quindi avevo i genitivi i come no, quelli tipicamente lucreziani, oppure as per ae della prima, no? Il tipo pater familias. Mi sono andato a riprendere un po' di ablativi in od, in ad, tipo poplicod sententiad nel senatus consultum, no? Qualche i nominativi in eis per la seconda declinazione, quindi tipo magistreis per i temi no. Sono andato a riacchiappare forme enclitiche del verbo essere, tipo quelle testimoniate da Plauto, no? Insomma, infarcito, diciamo così. Ho infarcito questa lingua agli arcaismi. Certo, questa seconda versione era ancora accettabile per me, nel senso che prevedeva soltanto forme linguistiche reali, no? Realmente attestate. Anche se, certo, la concentrazione di queste forme era effettivamente maggiore di quella che si trova in qualsiasi testo latino arcaico, perché ne avevo messe in quella scena tante, cioè avevo cercato di anticare il più possibile, non so come dire, quindi era un po' strano. Il mio obiettivo era quello di ottenere, diciamo così, un effetto di straniamento simile a quello che i romani del primo dopoguristo dovevano sentire quando, non so, sentivano il verso ennano, quello famosissimo, perché lo spondaico, no? Olli responditrex alba illongai, no? Che doveva essere un po' strano, con tutti quei genitivi nai e quell'olli al posto di ille, no? E così, la stessa cosa quando vedevano quelle forme tipo onco, oinom, ploirum e virtutei. No, nelle epigrafi, questi qui sono tutte quante prese dall'epitaffio di Scipione Barbato. Quindi, diciamo, volevo ottenere un effetto di straniamento, ma volevo restare tutto sommato abbastanza fedele per quanto possibile alla realtà filologica del latino arcaico. Devo dire che rifeci la seconda prova, quindi riportai, rilessi, rifacemmo la nostra riunione, rilessi il risultato ai miei collaboratori, insomma, a quelli che lavoravano con me, o anzi, o meglio, a quelli per cui io lavoravo. Però anche questa volta ottenne la stessa bocciatura. No, no, mi disse Matteo, dice, no, questa pare la messa della nonna sbiascicata, è peggio della prima, non si può proprio fare.
Vabbè, Matteo, cioè, che cosa dico? Aia, questa cosa mi mise più in difficoltà. Mi mise più in difficoltà perché già avevo un po' finito le risorse, non sapevo più ben che fare. Cioè, come te la creo? Una lingua che non cioè, tu la vuoi latina, ma il latino che quello è quello che si può fare, insomma. Non sapevo bene cosa fare. E lui mi rispose con quello che io chiamerei l'argomento delle spalline. Lo potremmo ribaltare con l'argomento della Volvo Polar, ma è la stessa cosa, insomma. L'argomento delle spalline in breve è il seguente. Matteo mi dice, lui, però i registi sono molto esperti di moda e costume, che le spalline ci sono state usate nella moda, diciamo, dalla seconda metà degli anni 80 fino alla prima metà degli anni 90, quindi a cavallo dagli anni 80 e 90, più negli 80 che nei 90, però insomma a cavallo. Però se noi vogliamo ambientare un film negli anni 80, noi mettiamo tutti i personaggi, li mettiamo le spalline. Se ambientiamo un film negli anni 90, noi le spalline non le mettiamo, e non ci importa se il film è ambientato nel 92, quando le spalline di fatto ancora si usavano, perché il punto, diciamo così, è quello di cercare di aderire, no, all'immaginario che il mio spettatore tipo ha in mente. Cioè, il discorso io lo trovai esilarante, anche molto sottile, no? Il film, il cinema come la televisione è un mondo come se, non è un mondo vero, no? È un mondo in cui tutto quanto deve essere assolutamente finto, ovvero arte fatto, perché tutto possa apparire verosimile. Cioè la verosimiglianza del cinema non è il realismo. Il cinema non deve essere reale nel senso di semplicemente fotografare il reale, no, ma deve dare una certa idea, quindi deve in qualche modo pilotare, mi dice, l'immaginario dello spettatore per ottenere l'effetto percettivo che io voglio. Quindi le spalline, se le metto, diciamo, se il film è anni 80 ce le metto, e se il film è anni 90 non ce le metto, e non fa niente che mia mamma, mio papà negli anni 90 un po' di spalline, no, mio papà speriamo di no, se no facciamo come Sironi la lampada. Già, non fa niente che mia mamma le metteva negli anni 90 le spalline, ma l'importante è che il mio spettatore lega le spalline agli anni 80, quindi io, diciamo così, colpisco il suo immaginario lì dove mi serve. Quindi, diciamo così, mi lascia con questa, insomma, questa patata bollente. Io, insomma, comincio a pensarci. No, che cosa mi chiedo che fare, che cosa farne di questa cosa, quindi come risolvere il problema. Certo, potevo andare a spigolare ancora nel CIL, a trovare qualche altra forma, diciamo così, poteva apparire strana, no? Nel Senatus Consultum, cioè ex decendum o iussissent per edicendum, iussissent, va bene. Abbiamo le cose tipo Iux menta per Iumenta o Populi socio vale socio per Publius Valerius nel Lapis Niger. Ci sono quelle notizie di Paolo Ex Festo, tipo quelle per cui, diciamo, che confermano l'atmesia, la fase arcaica del latino, per cui supplico vossi, il latino arcaico era sub vos placo. No, una notizia che poi, d'altra parte, molto ragionevole, visto che anche Lucrezio c'ha se segregari per segregari, non so come dire, insomma, quindi ok, sì, potevo andare ad aumentare il numero delle forme arcaiche che infilavo nel nostro testo, sì, lo potevo fare, infatti un po' l'ho fatto anche, però, diciamo, serviva una soluzione diversa, una soluzione molto radicale, molto più radicale. Mi venne tra le mani in quel momento, mentre, diciamo così, ero assorto in questi pensieri, appunto facevo le mie ricerche, un libro bellissimo di Bausani, Alessandro Bausani, un orientalista, glottologo, un poliglotta incredibile. Bausani ha scritto un libro negli anni 70 che si chiama Le lingue inventate, un libro molto molto divertente. Qual è una, diciamo, tipologia teorica dell'inventività linguistica. Tutte quante, lui raccoglie in un unico libro tutte quante le lingue ex invenzione, cioè non le lingue, quelle che non sono lingue storico-naturali. Quindi tanto le lingue filosofiche a priori del 6-700, no, come quelle di Comenio, di Descartes, di Wilkins e Leibniz, insomma quelle di cui parlano questi autori, sia le lingue artificiali, proprio come il Volapuk di Schleier o l'Esperanto di Zamenhof, le lingue magico-sacrali, no? Ce n'è una divertentissima a base araba che si chiama Balai Balan, che era stata studiata da Sylvestre de Sacy, che era il maestro di Bopp per le lingue semitiche e il persiano. E poi c'erano anche gli esempi di pura verbigerazione ludica, come li chiama Bausani, cioè le lingue che ci inventiamo, noi possiamo inventarci una lingua, come il Marcusca. Il Marcusca era stato inventato da Bausani e dal fratello, e Bausani e il fratello si erano divertiti per 10 anni, 15 anni a parlare Marcusca tra loro, quindi, diciamo, era una lingua ex invenzione che aveva anche una microdiacronia, perché, diciamo così, nel tempo le forme erano cambiate. E, diciamo, mentre leggevo Bausani, avevo trovato la soluzione. Dovevo staccarmi dal rigore filologico, cioè dovevo smettere di pensare da filologo e dovevo cercare di dare al regista quello che mi aveva chiesto. Cioè, dovevo dargli una cosa
che avesse l'effetto percettivo che serviva a lui, a prescindere, no, dal rigore filologico. Mi serviva un atto di creatività filologica, non un atto, diciamo così, di scienza, no? Creatività filologica, cioè un esempio di verbigerazione ludica prodotta a scopo industriale. Dovevo costruire il mio personalissimo Marcuska. Certo, io non sono così inventivo come Bausani, quindi diciamo così, il mio Marcuska non poteva che essere a base latina, a base di quel latino che conosciamo, a base del latino che avevo studiato. Però mi serviva di staccarmi, ecco. Mi serviva di staccarmi dal rigore filologico del dato per poter manipolare l'effetto percettivo che ottenevo. Quindi cominciai a pensare agli esempi di lingue inventate, no? Chiaramente ce ne sono tanti, mi venne in mente l'elfico di Tolkien, anche perché Tolkien era un germanista, quindi diciamo così, insegnava inglese antico a Oxford intorno agli anni 20, quindi sostanzialmente l'elfico è infarcito di germanismi, cioè tutti quanti l'apofonia dei verbi forti, perfettamente preservata, come la voleva Tolkien in inglese antico praticamente. Poi chiaramente il Gremlò di Dario Fo, che io l'ho sempre trovato divertentissimo, o la lingua della gnosi delle fanfole, vabbè, le fanfole di Foscolarini, che sono una cosa da scompisciarsi dalle risate, il dialogo sui massimi sistemi di Landolfi, soprattutto quella mescola di napolo-italo-molisano di Ingravallo, no? Il pasticciaccio di Gadda, cioè questi erano i miei personalissimi modelli di lingue inventate. Anche il Navi di Avatar, o l'Alto Valriano, lì, ce n'erano tante. E poi anche le lingue vere, insomma, anche se estinte, richiedevano una certa dose di finzione per essere utilizzate in un film. Cioè, l'aramaico di Fulco. Cioè, l'aramaico non si scrivono le vocali in aramaico, le vocali brevi non in nessuna lingua semitica le scrive. Quindi, diciamo così, quando noi diciamo una parola aramaica, tendenzialmente ce l'abbiamo nella versione scritta, quindi senza le vocali brevi diciamo, mettiamo nelle parole aramaiche le vocali brevi che noi troviamo nei prestiti aramaici, nelle tradizioni parallele, oppure negli equivalenti ebraici moderni delle parole aramaiche, molto più raramente nelle parole neoramaiche. Quindi, diciamo così, anche le lingue estinte richiedono una dose di finzione per essere utilizzate in un film, non so come dire, no? E quindi, bene, l'idea qual era? Utilizziamo ciò che sappiamo della linguistica storica indoeuropea per creare l'effetto percettivo che voleva il regista. Divertiamoci a giocare. Cioè, qui faccio un brevissimo excursus per chi non lo sapesse, no? Cioè, cosa vuol dire utilizziamo la linguistica storica indoeuropea? Cioè, tutte quante le lingue che vanno, grosso modo, qui le trovate colorate su questa cartina, dall'indiano fino allo spagnolo moderno, vengono da un'unica famiglia. Noi possiamo, diciamo, comparando queste lingue, ricostruire la protoforma che le parole avevano, diciamo, la forma che le parole avevano prima delle loro prime attestazioni storiche. Questo per dirlo in brevissimo per chi non sappia proprio un disagio di indoeuropeistica, insomma. Quindi possiamo recuperare la forma che le parole avevano prima delle loro attestazioni e utilizzare questa forma, diciamo, precedente alle loro attestazioni storiche latine per costruire un proto-latino inventato. Ecco, un proto-latino, un pastiche letterario. Un po' di forme attestate, un po' ricostruite, un po' manipolate sulla base di forme attestate. No, per esempio, potevo ottenere degli effetti particolarmente spassosi con il rotacismo, perché, che ne so, nei participi futuri, amatosa per amatura, no? Oppure potevo restituire flossis per flossfloris, cioè potevo restituire dittonghi, o le labiovelari, che non so perché le labiovelari piacevano tantissimo a tutti i collaboratori del regista. Quando gli lessi guevos per il latino vivus, erano impazziti, o cuoina per pena, insomma, le labiovelari avevano un grande successo, sembravano particolarmente barbariche, non lo so perché. Quindi, diciamo così, costruì una specie di un pastiche letterario, sostanzialmente sì, un pastiche letterario, insomma, qui ne avete qualche esempio. No, a me piace particolarmente Porsco per il latino posco, no? Perché c'è il sanscrito precciati o tersla per terra, no? Dalla radice di essere secco, letteralmente la terra è la secca, anche in latino, però non si vede più. Quindi restituivo tutte quante le desinenze etimologiche alla terza persona plurale, quindi avevo onti, no? Che mi faceva molto. Potevo costruirmi una sintassi incentrata sulle forme non finite del verbo, secondo il modello greco sanscrito e l'indoeuropeo costruito, per capirci. E questo diciamo, mi divertì moltissimo con i composti che diciamo, in parte mi aiutò su questa cosa qui il dottor Pirozzi, che è un grandissimo costruttore di composti, no? E quindi avevamo guomicaida per omicida, insomma, cose così. Potevo inventare forme tipo fefachi sul modello del, no, del più famoso fefachi della fibula, insomma, potevo giocare. Non cose scientificamente serie, insomma, però potevo giocare, mi potevo divertire e potevo effettivamente creare, diciamo così, qualcosa che fosse percettivamente quello che il regista voleva.
No, qui ne trovate tre, trovate diciamo così un esempio, un piccolo esempio che è l'invocazione iniziale, no, in quella scena iniziale molto bella, poi tra l'altro in cui c'è Trifaria di Iva e va bene. Quindi, insomma, cioè io ero ancora un po' combattuto, diciamo così. Mi suonava un po' strano questo risultato perché, diciamo così, lo accettai appunto come un figlio che va in una direzione diversa da quella in cui l'ha educato, perché sai, io sì, faccio il glottologo e mi trovavo una specie di atto di creatività che no, non, molto strano nel risultato, insomma, molto poco scientificamente sorvegliato. Mi sembrava di essere, diciamo, una specie di dinamitardo, insomma, ma il regista, diciamo, mentre lavoravo mi dimostrò subito che di fatto io ero altro che dinamitardo, ero proprio un'educanda rispetto a quello che si poteva fare, cioè, nel senso. C'erano delle scene in cui lui aveva delle scene, diciamo, particolarmente importanti, che erano basate su battute molto piccole, in cui ricorrevano però in maniera piuttosto ossessiva le parole Flumen, Frater e Mater. Allora il regista mi dice: no, io le scene in cui ci sono queste parole mi serve di anticarle perché pronunciano quasi solo queste e dobbiamo trovare una soluzione. Vabbè, gli dissi: ok, allora Flumen lo riportiamo all'indoeuropeo Bleumen. No, mettiamo un bel biacca iniziale che diciamo così ce lo testimonia il sanscrito, va bene, facciamo Bleumen, anche se diciamo chiaro noi non è che abbiamo fatto per tutte le F iniziali abbiamo riportato quando potevamo l'abbiamo riportata biacca, no, questa è una cosa isolata, un caso isolato, insomma solo in questa parola l'abbiamo fatto e poi lui dice Frater, allora io gli proposi lo stesso criterio, quindi dissi Frater, vabbè facciamo riportiamo la Bratar, no, Brater, no, che sarebbe l'antecedente con la sonora spiata ancora non evoluta in F. E lui mi disse, brother, 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 mi piace, però in inglese c'è brother, è troppo simile, facciamo Breter. Dico, vabbè, Matteo, ma Breter non c'ha senso, cioè quella lei non c'ha senso, non è testimoniata, non è filologicamente. Lui disse, vabbè, chi se ne frega, a me mi piace Breter, Breter è bello, dai, facciamo Breter. Quindi diciamo così, Breter è rimasto Breter. È ancora peggio per Mater, cioè, io dico, Matteo, qui in Mater non si può fare proprio niente perché l'antecedente è MH2, vabbè, ok, è Mater. Matteo ci pensa, vabbè, ma cioè, però in greco si dice Meter, no? Cioè, facciamo Meter, che è più bello. Va bene, no? In fondo il film è il tuo, sei tu che diciamo così, paghi il cachet, se vuoi Meter, facciamo Meter, no? Quindi diciamo, queste sono per dire che sono tre scelte che sono completamente antifilologiche, non hanno senso dal punto di vista linguistico, che però diciamo così servivano dal punto di vista filmico, servivano perché in quelle scene si ottenesse il tasso di straniamento davvero voluto dal regista, il tasso di differenza, il tasso di diciamo così arcaicità della lingua, il tasso di barbaricità della lingua che davvero gli serviva. Cioè, il risultato finale, questo diciamo, è un come se espressionistico, una lingua inventata in cui tutto è verosimile. No? E nulla è esattamente reale. Non è il proto-latino che qualcuno ha mai parlato. No? Io già non sono molto scettico rispetto alla possibilità reale di ricostruire un indoeuropeo in quanto lingua. No? Cioè, vengo da una scuola un po' più, diciamo, con un'idea più algebrista, ecco, di indoeuropeo, più ricostruttiva, più comparativa e meno ricostruttiva, per dir così. Però, diciamo, la cosa che salta agli occhi è che avevo creato una lingua che peccava strutturalmente contro Saussure e la nozione stessa di cronia. No? Cioè io avevo creato una lingua in cui i vari pezzi di questa lingua io li avevo proiettati su un unico piano, però non erano mai coesistiti, non erano mai stati effettivamente sincronici l'uno con l'altro. Cioè, certi pezzi erano più antichi di certi altri, cioè il BH di Bleumen era molto più antico, no, di tante F che c'erano invece nel testo. Questo poi me l'ha fatto notare, diciamo così, un maestro, ecco, un maestro, diciamo così. Cioè, ma perché non hai anticato la desinenza is, no, dei nomi della seconda o della prima? No, perché rosis o lupis derivano rispettivamente da lupois e lupais, no? O perché non hai messo l'accento intensivo iniziale? Cioè, beh, perché quello non sarebbe stato troppo. No? Quando io gradavo le singole scene per dare al regista il tasso, diciamo, di straniamento, il tasso di barbaricità che lui voleva, lo scopo era ottenere l'effetto percettivo voluto, non ottenere un prodotto filologicamente corretto. No, ottenere un prodotto filologicamente corretto è lo scopo della scienza, della ricerca. Ottenere una cosa che serva, no, all'industria, in questo caso all'industria cinematografica, è lo scopo della ricerca applicata. Sono due scopi diversi, sono due imprese diverse. Cioè, io avevo costruito una lingua sostanzialmente antisussuriana senza voler, no, senza volerlo. Cioè, avevo fatto un caso di puro dadaismo scientifico, un gioco colto, sì, colto quanto volete, in cui tutti i singoli pezzi erano, diciamo, tutto sommato plausibili,
ma nessuno, ma non erano mai coesistiti all'interno dello stesso arco temporale, no, non era appunto nulla a che fare con una lingua vera e propria, diciamo una lingua inventata, molto divertentemente inventata. Però devo dire la verità, quando portai, no, questo prodotto al regista e con i suoi collaboratori, lui ne fu entusiasta. E lui mi disse, ah sì, e io così li voglio, sti romani delle origini, belli, barbarici e incomprensibili, perché oggettivamente nel comune non si capisce nulla. Cioè, se non c'è il testo d'arte, per me non si capiva nulla. Io non sarei riuscito a capire nulla proprio. Però, in questo era, diciamo così, ci scherziamo sopra, però non è, diciamo, non è stata una scelta registica priva di ponderazione, né priva di intelligenza. Cosa voglio dire? È vero che scientificamente, no, questa è una lingua PK contro Saussure, quindi diciamo così è una lingua inventata, va bene, ma non una lingua. Okay. Però dal punto di vista filmico dà un effetto percettivo che è buono, secondo me. È buono nel senso che i personaggi hanno un volto fonico, per usare un'espressione che devo al caro amico Federico Albano Leoni, che riassume la poetica del regista, cioè tutta la poetica del regista è riassunta in ogni parola pronunciata dai suoi attori. Quindi fa, diciamo, questa lingua fa da cassa di risonanza in maniera, io direi, abbastanza buona alla poetica del regista. È quello che gli serviva, è una cassa di risonanza fonica, no? In ogni parola rimetto la poetica del regista, in ogni parola ti rimetto questa distanza, questa alterità rispetto alla Roma toghe e colonne, rispetto alla Roma decadente, e ti do questa idea di barbarico, che appunto le labiovelari erano il massimo del barbarico. E poi, scusate, non so se ci avete fatto caso, però ha consentito al regista, io questo non l'avevo pensato all'inizio, non ci avevo, però consente al regista di dirigere gli attori puntando tutto sull'emotività e sull'espressività. Cioè c'è chi urla tra gli attori, c'è chi graffia, gracchia, chi stride, no? Chi fa la voce in un modo, chi in un altro, però cioè, meno si capisce, non so come dire, più quello che passa è davvero la parte emotiva della recitazione, perché è prelinguistica. Quindi diciamo così, metti l'attore in una condizione cui o mi dai l'emozione che voglio a me regista, oppure non mi stai dando niente, perché tanto non capisce nessuno. Ma questa è una cosa che dal punto di vista registico ti dà molta possibilità di manipolare gli attori, di lavorare con gli attori. E io credo che sia abbastanza riuscito, cioè, devo dire la verità, questo aspetto del film a me è piaciuto. La critica complessivamente trovo che l'abbia apprezzato, ci sono state delle recensioni anche molto, molto generose nei confronti della lingua, una di Corrado Augias, insomma, su Repubblica, ne era uscita, altre sue Esquire, su vari giornali online. E chiaramente poi, diciamo, anche c'è stato un certo dibattito su questa cosa qui, no? Ci sono un paio di... c'è una rivista, sia Classico Contemporaneo, che si è occupato proprio, diciamo, di tutto gli aspetti archeologici, lì in modo più critico, insomma, la parte archeologica del film è stata più criticata di quella linguistica, fortunatamente per me, che però, insomma, sono stati... li potete leggere e trovare, li potete scaricare, è tutto quanto online. E quindi niente, così, direi che questa è stata, diciamo così, la mia esperienza, no, la mia esperienza di attività di ricerca industriale, ecco, di ricerca industriale nell'ambito cinematografico. Io vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e spero di non avervi annoiato oltre misura. A questo punto provo a rientrare nel video io. Eccoci qua. Eccomi. Grazie, ti ringrazio per la bellissima presentazione, perché appunto hai voluto portarci questa tua esperienza abbastanza poco comune per noi di misurarci con questa, con l'industria, con una qualche industria, in particolar modo anche con l'industria cinematografica. Allora io, come al solito, invito le persone che stanno seguendo il seminario, la conferenza, a fare possibili... Guarda, ci sono stati molti commenti, provo a leggerli mentre le... Ci sono dei commenti, alcuni si configurano non come, non so se direi una domanda o un giudizio. No, ci sono dei commenti che sono commenti e quindi li lasciamo come commenti, nel senso che poi ognuno ha diritto alle sue opinioni, se gli piace o non gli piace, questo non c'è da dire. La pronuncia degli accenti, mi dice. Ecco, sì, sì, ha ragione Piccinetti, mi ha fatto arrabbiare moltissimo, perché io mandavo al regista Matteo e ai suoi assistenti ogni volta non soltanto il copione scritto, ma gli mandavo dei file audio in cui pronunciavo io, e giuro che pronunciavo correttamente.
Poi dopo certe volte, no, per gli attori, magari se gli attori, diciamo così, non sono dei latinisti, no, che fanno? Vanno verso l'Alexio Facilio, come, cioè, tutte parole piane, in italiano la maggior parte delle parole sono piane, quindi diciamo così, quando non sapevano bene come pronunciare, pronunciavano piano. Però questo è inevitabile, insomma, sono quelle cose per cui, appunto, è film, non è scienza. Bene, quindi aspettiamo un altro po' per eventuali altre domande. Tanto, sì, tolgo la domanda precedente. Se non ci sono, intanto magari ti posso fare una domanda io, certo, mentre aspetto, diamo un po' di tempo alle persone che ci stanno seguendo di digitalizzare. Riguardava la domanda, cioè come hai fatto un po' perché a decidere, cioè dove arcaizzare di più, no? Cioè, hai sempre seguito l'esempio di Flumen, cioè una scena particolarmente, non so come dire, espressiva, in cui era necessario avere un coinvolgimento, diciamo, più forte, più vivido, e con quella scena tu hai usato con maggiore abbondanza arcaismi, oppure a volte hai seguito... Abbiamo fatto in questo modo, cioè c'è stato un criterio che su questo Matteo ci teneva molto, cioè Matteo ci teneva molto che fosse, diciamo così, ok, creatività va bene, no, ma diciamo creatività regolata, non voleva soluzioni ad hoc, tranne quelle tre che vi ho messo lì. Allora io ho proceduto sostanzialmente per, come dire, per pacchetti di arcaismi, cioè allora gli ho mandato un elenco, diciamo, in questa versione, no? Dice, allora, che cosa ho fatto? Qui ho rimesso le desinenze, fatto questo, fatto quest'altro e fatto quest'altro, e diciamo così andavo ad aggiungere, ho lavorato come se fosse per regola, no? Quindi una regola di arcaizzazione più un'altra fino a quando raggiungevamo il livello percettivo che lui voleva. Una volta raggiunto quel livello percettivo abbiamo mantenuto lo stesso numero di regole di arcaizzazione su tutto il copione. Il quanto l'ha scelto lui, nel senso che appunto ricerca industriale, quindi come si dice dalle mie parti, attacca l'asino dove ti chiede il padrone. La poetica era la sua, e quindi dice sì, no, mancavano appunto la is degli articoli. Dice, perché quella no? No, non c'è un senso in perché quella no. Il senso, l'unico senso reale è il fatto che se poi mettevamo anche altre cose, il regista si sentiva che la lingua sarebbe stata troppo poco vicina al latino, cioè rischiava di interrompere il filo con la tradizione classica, lui non voleva. Okay. E in questo, guardate, lui credo che aveva la percezione e il polso di che cosa si aspetta lo spettatore medio suo molto più di me, come la latina era messa, cioè per me era una connessione completamente impossibile da fare. Certo, quindi è usato, se ho capito bene, quindi in maniera ricorsiva le regole, cioè una regola su una regola, sino a raggiungere, diciamo, la quantità di arcaismo necessaria per rendere arcaico il film, senza però, diciamo, stranire troppo la persona che lo seguiva, a tal punto da non riconoscere più la lingua come latino. Esattamente così. Cioè, il criterio è stato tutto quanto sulla manipolazione percettiva, cioè il gioco è la manipolazione percettiva. Sì. Quella è stata la parte divertente. Mi chiede la dottoressa Tranchino se la sintassi è stata restaurata al contrario, oppure ho lasciato invariata la struttura della frase latina. Un po', nel senso che, diciamo, quando potevo ho, diciamo, cercato di giocare con, ci ho messo un sacco di ablativi assoluti, di participi congiunti, diciamo, una sintassi appunto stile greco-sanscrita, incentrata sulle forme non finite del verbo, quindi, diciamo, ho sovraesteso il supino in funzione finale. Nel latino classico il supino si può usare come finale soltanto dopo i verbi di movimento, altrimenti non si usa. Mentre il supino, diciamo, di fatto è un bel nome di azione in tu, che è un accusativo, quindi diciamo così, in tutti i casi in cui un nome di azione in tu all'accusativo funzionava, ce l'ho messo. un po', con lo stesso criterio molto pratico di prima. Bene, passiamo all'altra domanda del dottor Di Francesco, di Marco Di Francesco, che chiede... Questa esperienza... Qualche cosa in più rispetto al mio lavoro principale di ricercatore, o la considera totalmente a parte a livello di schemi? Questa è una domanda acuta, nel senso, ora,
la ricerca industriale, mediamente, no? Non è il posto in cui si impara. Il ricercatore impara quando fa ricerca, non quando applica saperi già saputi, che già sa. Eppure io direi che qualche cosa l'ho imparata, ma non tanto, come dire, la metterei sul lato più morbido, più umano, meno scientifico della ricerca. La ricerca certe volte è anche, appunto, capacità di fare il massimo che puoi con quello che hai, no? Quando si parla, per esempio, in sociolinguistica storica di bad data, di dati sporchi, di dati con cui non sai che fare, cui comunque devi cercare di dare un senso, no? Stimolare la creatività, anche dal punto di vista scienziale. Cioè, la scienza, tutto sommato, in certi momenti è un'impresa di grande creatività, no? Ed è per questo che uno dei nostri grandi maestri, che si chiama Romano Lazzeroni, diceva: il terreno di coltura migliore per la scienza è la totale anarchia. Ecco, certe volte lasciarsi andare, non in un articolo scientifico, mi raccomando, no, non lì, nel momento in cui l'ipotesi viene pensata, nel momento in cui, diciamo così, c'è quella parte intuitiva che c'è anche nella scienza e che è insopprimibile anche nella scienza, lì, per quello sì, è stata un'esperienza anche molto divertente. Grazie, passo. Quanto tempo ha richiesto questo lavoro linguistico? Qui, diciamo così, questa è una domanda che potrebbe ledere i miei interessi, nel senso che io ho fatto una fattura per questo lavoro linguistico che ho dato a regista, quindi direi anni! Tantissimo! Anni! Indubbiamente anni! Anni di ricerca! È un po' come, diciamo così, quando lei va da il medico professore, non è che si dice, ok, io pago il rapporto, no, a quanto... Lui mi ha dedicato 10 minuti di attenzione e ha preso una parcella di 250 euro per dirmi che stavo bene. No, il punto è che lui ha studiato 30 anni per poterle dire quella cosa lì e per dirgliela con quel tasso di certezza. Ecco, quindi il tempo lo considererei in questo modo qui. Ecco. Grazie, qui abbiamo un'altra domanda. Questo, certo... quanto è stato difficile far prevalere l'aspetto cinematografico, quello creativo, sul mio rigore scientifico e linguista. Guardi, le confesso moltissimo, molto più di quanto mi aspettassi, cioè mi sono reso conto di essere, da questo punto di vista, molto rigido, nel senso che a un certo punto ho proprio pensato di abbandonare l'impresa, cioè dopo la seconda ipotesi, io non sapevo più che fare, anche perché ero, come dire, sono partito che io ero strutturalmente contrario a una cosa del genere, è sbagliata. C'era una vocina dentro di me che mi diceva: ma questa roba qui è sbagliata scientificamente, perché le lingue non funzionano così, Saussure ce l'ha mostrato. Allora perché devo fare una cosa sbagliata? E poi Bausani mi ha convinto Bausani, cioè se possiamo avere il Marcuska e poi abbiamo diritto di giocare anche con le cose con cui lavoriamo, no, questo certo è più un divertissement, un gioco, però perché dobbiamo essere sempre così seriosi? Va bene, se possiamo giocare col Marcuska, giochiamo anche noi, giochiamo con le cose che sono gli oggetti del nostro lavoro, anche se in questo caso ci facciamo qualche cosa di diverso. No, è stato complicato questo, confesso che è stato proprio complicato, diciamo, cambiare forma mentis, anche perché forse non sono, cioè non so se ero adatto, non sono adatto, insomma, non è stato naturale. Ci ho messo, per questo scatto ci ho messo un mese intero. Nel senso che tra la seconda e la terza ipotesi, diciamo, sono rimasto un mese in cui non sapevo che fare. Per fortuna eravamo in una fase in cui, insomma, Matteo non mi metteva fretta, però per pensarla ci ho messo un mese. Bene. Abbiamo un'altra domanda di Simone, che ringrazia. Oh, io ringrazio moltissimo Simone. Sì, assolutamente. Mi ha fatto lo stesso effetto che mi fa quando mi risento registrato, l'ho trovata terribile. Come tutte le volte in cui uno si sente, no, risente la propria voce, non mi piaceva più. Poi dopo uno la digerisce, però sì, mi ha fatto un effetto di grande straniamento. Mi veniva voglia di correggerla. Bene. Ringrazio Simone, tolgo il commento perché altrimenti ci nasconde, che resta comunque ovviamente visibile nella pagina sotto il video. In tutto questo, diciamo così, mi fa piacere ringraziare un po' di colleghi che mi hanno aiutato nel redigere, diciamo, in particolare i sottotitoli.
che poi abbiamo dovuto fare, diciamo, in post-produzione, quindi l'abbiamo fatti dopo, cioè, dovendo riadattare qualche cosa, insomma, che hanno aiutato a leggere, diciamo, a rimettere a posto i sottotitoli, e mi hanno aiutato poi, diciamo così, nella redazione di quei lavori che avete letto, insomma, il dottor Del Tomba, il dottor Pirozzi, la dottoressa Grieco, il dottor Gentile, che, diciamo così, sono stati, hanno in qualche modo collaborato, chi più, chi meno, a queste imprese, insomma. Volevo ringraziarli. Bene, allora, se non ci sono altre domande, aspetto un attimo perché non vorrei che poi arrivassero un po', visto che siamo un po' in differita rispetto al video, immagino di no. Vedo che comunque ti abbiamo anche spremuto abbastanza, e non vorrei appunto che questa modalità per terminare via Facebook non diventasse un po' troppo impegnativa e approfittassimo troppo della tua generosità. Prima domanda che mando di nuovo al video. Che tempo fa mi è stato chiesto di scrivere una scena teatrale in lingua franca e concordo sul fatto che uno dei punti fondamentali all'interno dell'invenzione della lingua è proprio mantenere una certa coerenza, aspetto a volte che tendo a perdere. Io ringrazio moltissimo, sì, è vero, l'aspetto della coerenza è fondamentale anche perché altrimenti percettivamente si sente la mancanza di coerenza tra una scena e l'altra. Io, diciamo, su questo, se per caso dovrà andare avanti, diciamo, nel scrivere scene teatrali in lingua franca, no, l'idea di ragionare per regole secondo me è buona, cioè di dire ok. Mi faccio proprio l'elenco delle regole che faccio. Okay, il genitivo era fatto così, il dativo era fatto così, no? Devo costruire un piccolo pezzettino di grammatica inventata e poi applicarla in maniera coerente. Benissimo. Grazie anche a Francesco Scaglione per la testimonianza e grazie anche per i complimenti. Ecco. Come dicevamo, aspettiamo. Approfitto del tempo per dire che il video lo troverete poi in differita anche sulla pagina YouTube. Quindi. Ah, qui abbiamo un'altra domanda, quindi è partito dalla struttura, immagino dalla struttura. Struttura, diciamo, struttura linguistica, sì, la struttura della frase, poi le parole, sì, diciamo così, come dovessimo inventare un piccolo pezzettino di grammatica, nello stesso modo. Che hai lavorato ovviamente per livelli di analisi, no? Quindi Sì, immagino che deve certo. Cioè, mi sono essere. fatto. No, ma poi anche per, appunto, quando mi hanno aiutato anche, diciamo così, i miei colleghi per la parte dei sottotitoli, poi. Ci hanno fatto anche provare delle scene in più perché forse volevano fare un sequel, un prequel, poi c'era la serie, insomma, quindi abbiamo lavorato anche un po' di più. No, anche per poter essere aiutato, perché poi dopo il cinema ha dei tempi di lavorazione molto molto veloci. Quindi Sì. diciamo così, ok, se siamo arrivati, tra una settimana mi devi dare 10 scene. Ok, io faccio anche altro. Quindi però, diciamo, per essere aiutato mi serviva proprio la parte, diciamo, sistematica, in cui potevo dire, ok, applica queste regole, traduci il latino vero e poi applica queste regole. Qui c'è un'altra. Ah, sì, se riguarda l'ordine, credo, tra i livelli, cioè se forse se capisco bene, se capiamo bene, se hai utilizzato magari prima le regole, forse fonologiche, poi potremmo. No, perché ho proceduto insieme, cioè ho fatto un po' di fonologia, un po' di morfologia, un po' di sintassi, diciamo così, cercavo di mantenere un certo bilanciamento tra i livelli, come idea, poi mi rendo conto che tutto quanto, parlando di invenzioni, è sempre un'invenzione, però diciamo così, la mia invenzione ha funzionato così. Bene, ringraziamo anche Alessia Trank, non so se immagino sia un nickname per il commento. Appunto, dicevamo, il video ovviamente resta disponibile sulla pagina Facebook e poi verrà caricato anche sulla pagina YouTube in maniera appunto che sia possibile anche, diciamo, rivedere e partecipare. Un'altra domanda. La dottoressa Cerullo, che saluto, dice di fare una domanda scema che non è scema affatto. La dietopia non è stata presa in considerazione nella costruzione di questa lingua. Allora, inizialmente avevo pensato di giocare un po' con la dietopia, poi il motto è stato no, restare fermi nello spazio e andare indietro nel tempo. Questa cosa qui è piaciuta molto a Matteo, non so, diciamo così, non voleva,
Matteo era molto contrario alla diatopia. Inizialmente ci avevamo pensato anche insieme, dico, vabbè, ma ti posso mettere un po' di roba etrusca, che ne so, cose così, no? Per aumentare il tasso di straniamento. Però no, questa soluzione non, cioè, l'abbiamo pensata e scartata. Le uniche così piccolissimi esempi di diatopia che ci sono, a un certo punto ci sono due maledizioni, no, c'è una maledizione nella scena del fuoco. Ora, il copione recitava una cosa tipo nonsense, cioè penso che Matteo avesse digitato qualcosa a caso sulla tastiera per fare la maledizione. Tipo era Oinok o Kurbak, una cosa che già non aveva senso da nessuna parte. E lì sono andato a prendere una maledizione Oscar. C'era un pezzo di una maledizione Oscar che mi piaceva, me lo ricordavo, credo che me lo ricordassi da un esame di grammatica storica latina che avevo fatto tanti anni fa, e quindi sono andato a prendere un pezzo di una maledizione Oscar, l'ho un po' manipolata perché era una scena col fuoco, quindi ho infilato dentro la maledizione Oscar la parola Egni. E ho lasciato il testo della maledizione Oscar. A parte quello, non ci sono altri esempi di diatopia. Bene, questo, faccio l'ultima domanda. Come mai non ti hanno chiesto di fare la comparsa nel film? Questo non lo so, forse perché non lo so. Questa è una critica che dobbiamo muovere. Alla fine mancava la critica, l'ho dovuta. Credo che Matteo, che mi conosce, diciamo, dal liceo, sa bene che non, diciamo, faccio già il mio sforzo per presentarmi in video e che, diciamo così, lavorare da comparsa rischiamo di fuggire per timidezza e scappare nel camerino. Diciamo che lui che mi conosce da quando ho 14 anni, 15 anni, forse lo sa, credo per questo. Questo, l'unico rammarico nostro resta questo qui, che non ti abbiamo visto invece un po' come attore nel film. Ringrazio tutti, penso che non ci siano più altre domande, controllo, ma non ne sono più arrivate. E peraltro non vogliamo di nuovo troppo approfittare della tua generosità. Grazie ancora per la bellissima conferenza. Grazie a voi. Ci si rivede, credo, venerdì con la conferenza. Sì, via Andrea Viviani. Buon pomeriggio, grazie. Buon proseguimento a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao Vittorio. Ciao.